oggi presentiamo il nuovo progetto Segui la terapia, è un progetto, il primo step per quanto riguarda l'aderenza alla terapia. Chi può iscriversi? Tutti i nostri clienti, utenti, pazienti, d'accordo col medico di medicina generale e con gli specialisti, possono recarsi nelle farmacie aderenti a Federfarma Catanzaro e non solo, e chi ha dato il proprio consenso al progetto può tranquillamente verrà avvisato direttamente sul telefonino con un sms o a casa con un messaggio vocale per prendere le compresse per la sua terapia. Sicuramente sì, rientra nel decreto legge 153 del 2009, che è la farmacia dei servizi. La farmacia dei servizi, in un capitolo della farmacia dei servizi, è la propria aderenza, la presa in carico del paziente, quindi chi soffre di patologia cronica o in politerapia può aderire a tale progetto. È attivo in 73 farmacie della provincia di Catanzaro, mi auguro che dopo la giornata di oggi è attivo nella totalità delle farmacie. È totalmente gratuito e non è a carico né del cittadino né del farmacista. Allora, io sono stato invitato a questo importante evento, vengo ad ascoltare. Sicuramente il problema dell'aderenza terapeutica per quanto riguarda l'uso dei farmaci è un problema che interessa molto da vicino anche l'azienda sanitaria locale, che poi è l'ente che paga le risorse per acquistare i farmaci, e quindi ecco, oltre a una valenza di tipo sanitario, di salute, il farmaco preso irregolarmente, la sospensione della terapia, gli errori della terapia, sono tutte cose che soprattutto in una popolazione qual è la nostra, ma soprattutto pensando alle proiezioni del 2030, sono problemi che la sanità si deve porre, e fa piacere che Federfarma, attraverso questo progetto, possa essere proprio l'avamposto da cui partono delle azioni che servono a ricordare al paziente che lui deve seguire una terapia con dei dosaggi, delle frequenze, delle durate, perché ci sono pazienti che sospendono, e sono la maggior parte, prima del tempo, ma ce ne sono altri che la prolungano anche oltre il tempo, sono di meno ma lo sono. Quindi il farmacista e la farmacia, che è un avamposto pubblico che è diffuso in tutti i paesi della nostra provincia, costituisce un punto di riferimento per il cittadino. E quindi rispetto a questo problema di evitare anche che cosa? Il 30% dei ricoveri negli anziani, per esempio, che è la categoria più a rischio per la discontinuità terapeutica, è causato da erronei dosaggi dei farmaci che configurano una vera e propria emergenza. E ci sono anche dati sulla mortalità, che le cause di morte negli anziani più frequenti siano dovute anche a degli errori di assunzione del farmaco. Quindi questa è una cosa importantissima, quindi grande applauso per l'iniziativa di Federfarma. Quindi la mia presenza qui è anche la testimonianza che l'azienda sanitaria vede le farmacie sempre in questo ruolo di erogatori di servizi e non di dispensazione solo del farmaco sic et simpliciter. Però lo accompagna soprattutto il farmacista, che è un professionista della sanità, con dei consigli e anche con un'attenzione a far sì che il paziente segua correttamente le indicazioni dei medici prescrittori. Quindi grande applauso, e mi fa piacere che questa iniziativa venga presentata anche nel territorio della nostra azienda provinciale, quindi sono contento.